I lavori sono sempre in corso. Bene, abbiamo sentito della vicenda, direi quasi assurda, sembrerebbe assurda, del salvataggio in Senato del senatore NCD Antonio Azzolini con il vice segretario del PD che parla di chiedere scusa, ma insomma non lo so, adesso cerchiamo di capire come si è arrivati e soprattutto quali possono essere, che senso hanno queste spiegazioni postume quando poi appunto la commissione per le immunità aveva dato parere favorevole all'arresto, arresto che non c'è stato per il voto dell'Aula del Senato. Allora, con noi per aiutarci a capire c'è Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle. Ciao Alessandro. Ciao Stefano e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Oh, allora, in effetti tu hai postato un tweet che dice: vi ricordate il DASPO per i corrotti che propose Renzi? Oggi il PD salva Azzolini dal carcere. E poi arrivano pure le scuse del vice segretario Serracchiani. Insomma, che senso hanno dal tuo punto di vista queste cose? Ma niente, devono provare a salvare il salvabile, ma la decisione di salvare Azzolini l'ha presa il Partito Democratico, l'ha presa Renzi, che evidentemente si è confrontato con Alfano. Cercate di unire i punti per capire. Qualche giorno fa è mancato il numero legale in Senato sul DL enti locali 3-4 volte perché non c'erano i senatori del nuovo centrodestra. Questi sono dei veri e propri pizzini che i senatori mandano al governo, in questo caso il centrodestra, che ricorda a tutti il nuovo centrodestra è il partito più indagato nella storia della Repubblica, che però tiene in piedi il governo Renzi. Gli ha mandato dei pizzini, come a dire: occhio che domani o dopodomani si vota Azzolini, comportatevi bene. Questa è la prima lettura da dare. La seconda è che Azzolini, il quale ha due procedimenti penali molto gravi, uno riguarda appunto lo scandalo della Casa Divina Provvidenza, dove sono spariti 500 milioni di euro, lui era il deus ex machina di questa clinica, e 350 milioni di euro tra l'altro appartengono a tutti noi cittadini, quindi i radioascoltatori che ci ascoltano devono sapere che sono spariti 350 milioni di euro che dovevano tornare, diciamo erano tasse che dovevano tornare allo Stato, come i soldi di tutti noi. L'altro procedimento riguarda invece il crack del porto, la truffa del porto di Molfetta, dove Azzolini era sindaco un tempo, dove sono stati di tanti soldi che sono arrivati per costruire un porto e lì c'è di mezzo una truffa e Azzolini è anche indagato per associazione a delinquere. Ecco, questo personaggio è stato anche il presidente della commissione bilancio negli ultimi 12 anni del Senato, quindi lui ha visto passare sotto le tue mani, i tuoi occhi, tante carte, tanti emendamenti alle varie leggi finanziarie, quegli emendamenti che noi del 5 Stelle definiamo localistici o marchette localistiche, ovvero un senatore che riesce ad ottenere dei soldi, i soldi sono sempre di noi cittadini, per sistemare qualcosina a casa sua e poi questo gli fa sempre comodo perché ha un ritorno elettorale. Quindi la mia analisi è questa: Azzolini avrà fatto capire che se accadeva lui avrebbe parlato, e se parla uno come Azzolini chissà quanti parlamentari o senatori del Partito Democratico potevano capire, perché chissà le porcate, scusami Stefano, certo, ma di questo si passa e me ne assumo le responsabilità, hanno fatto questi senatori del PD, di Forza Italia negli ultimi 12 anni che ancora non sono venuti a galla, il Movimento 5 Stelle non c'era e non le ha potuto denunciare. Per cui in questo gioco di ricatti incrociati la politica ormai, questa Repubblica di Forza Italia, non si interessa, e PD è una Repubblica fondata sul ricatto, ha dovuto salvare Azzolini. E la cosa strana è che mentre salvano Azzolini, perché evidentemente anche da ciuto e non ha fatto appunto i nomi di certi compari o amici che hanno fatto presumibilmente anche alcuni reati insieme a lui, succede che Christian Rossi, il dipendente di Atac, che invece ha il coraggio di denunciare, venga sospeso dall'azienda appunto di Roma che è in crisi, non per colpa, questo lo dico ai romani, non per colpa dei macchinisti o degli autisti, ma per dirigenti strapagati che stanno spolpando l'azienda per dire che il pubblico non funziona, per poi privatizzarla e prendersela, un pochino il giochetto che hanno fatto con Telecom e che stanno facendo, ahimè, anche con la sanità pubblica. Questo è il quadro, Stefano. Quindi questa, in effetti, vedi a non stare dentro a quello che Pasolini chiamava il palazzo, non si capiscono certe dinamiche, perché mettere insieme appunto, come hai detto te, i puntini, effettivamente era mancato quel numero legale e quello era il segnale che io evidentemente non avevo colto, come a dire: attenzione, ci tenete al governo, mi raccomando, votate a favore di Azzolini. Ecco, però c'è una cosa che non capisco, no? Se cadesse questo governo, praticamente un partito come NCD sparisce nel nulla, no? Questo si può dire, finito, no?
È finita. Appunto. Quindi che ricatto è fatto da un partito che sparirebbe in caso di crisi di governo, di elezioni? Beh, in questo momento se dovesse cadere il governo si andrebbe al voto, tra l'altro non con l'Italia, che non si entrerebbe soltanto a riforme costituzionali compiute. Per cui temono i parlamentari della maggioranza, in questo caso, la caduta del governo, perché veramente non maturano la pensione e rinunciano a stipendi molto alti, che ricordo sempre che il Movimento 5 Stelle li se li taglia e restituisce i soldi ai cittadini, o grazie ad un fondo per le piccole e medie imprese, o una cosa che succede, Stefano, venerdì, che pochi l'hanno scritta e detta, ma per me è una roba incredibile: grazie ai soldi che si sono tagliati per parlamentari siciliani viene costruita una strada in Sicilia, perché dove è crollato un pilone non c'è più traffico, siamo riusciti a trovare una strada serrata, l'abbiamo restaurata mettendoci 300.000 euro di soldi nostri, dei nostri stipendi, dando lavoro anche a delle aziende siciliane, e abbiamo ripristinato il traffico, che verrà inaugurata venerdì prossimo. Questa è una strada fatta con i soldi dei parlamentari che si sono tagliati gli stipendi. Io penso una roba incredibile, questa è la dimostrazione che 5 Stelle in nome di fatto sta facendo strada. Vi dicevo, il problema è che il governo non lo vogliono far cadere, perché può portare avanti la sua strategia, quella di distruggere lo Stato sociale per dare soldi per pagare gli interessi sul debito alle banche, molte banche straniere. Più o meno lo stesso gioco che e molti parlamentari di giabottoni non vogliono rinunciare a questi soldi. In questo senso un partito che non ha un minimo riscontro territoriale, a parte alcune sacche di potere, io ricordo che il sottosegretario Castiglione, che è indagato anche in faccende simili a Mafia Capitale, il sottosegretario all'agricoltura, quello del famoso scandalo del Cara di Mineo, dove in pratica gli immigrati vengono utilizzati come vero e proprio banco, ma oggi l'immigrazione clandestina è la nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Ecco, lui ha una fetta di potere e di seguito importanti in quella zona della Sicilia, perché si sono creati negli anni anche un bacino elettorale grazie al voto di scambio a favore di clientele. Purtroppo sai come tutta l'Italia, da nord a sud e non soltanto a sud. Questo appunto è il quadro. Quindi oggi un partito come quello di Alfano, che ha onestamente più indagati e condannati che elettori, tiene in scacco il Partito Democratico di questo grande rottamatore, che viene da conoscere sta rottamando la legalità e la democrazia. Oggi lo dice la Ferracchiano, lo dice la Torre, lo dice parlamentari qui. Io sono in aula in questo momento. Si sente. Si scandalizzano di quel che è successo a Sollini, però nessuno che si dimette dal Partito Democratico e se ne torna nella propria vita dicendo mi ha schifato questo partito e torna a fare il mio onesto lavoro. No, figurati. I soldi non odorano. Ecco, quindi si può dire che praticamente il discorso della questione morale è abbastanza assente, diciamo così, dagli interessi del PD, che deriva da quel partito che ha inventato il termine questione morale, perché se non ricordo male la questione morale è una definizione di Berlinguer, se non ricordo. Sì, il quale poverino, credo, sono passati tanti anni, non lo conosco, quando morì ero molto piccolo, però forse si starà rivoltando nella tomba a guardare quel che è diventato comunque il suo partito, che aveva quantomeno i valori dell'onestà. Oggi il PD è quello di Mafia Capitale, signori miei, prendiamone atto, è quello dello scandalo Mose, del sindaco Orsoni arrestato, del sindaco Ferrandino arrestato a Ischia per le tangenti sulla metanizzazione dell'isola, è quello di Crocetta, è il Partito Democratico del TAP, dell'Expo, dove c'è di nuovo Primo Greganti, lo stesso arrestato durante gli anni di Tangentopoli. Il Partito Democratico è quello che candida un condannato come De Luca in Campania, un'indagata come la Paita in Liguria. Mi sentite? Sì, sì, ti stiamo sentendo. Cioè, questo è il Partito Democratico. Io penso che tanti elettori lo votino un po' per partito preso, come si titola. Una tradizione di famiglia, no? Beh, questo era il voto, diciamo così, al PC, poi DS, poi PD, PDS, PD, era una questione tradizionale, insomma, si tramandava. Però non è più così, perché non penso che chi vota il PD è d'accordo con la guerra in Afghanistan, con la privatizzazione della scuola pubblica, con la privatizzazione della sanità, con i tagli lineari sulla sanità, costringendo il cittadino a rivolgersi alla sanità privata con tutto quello che poi ne consegue. Non penso che siano d'accordo con il Jobs Act, cioè con la distruzione essenzialmente dei diritti dei lavoratori. Cioè, io dico che alcune schifezze che sta facendo il PD, se l'aveste fatto Berlusconi, una serie di intellettualoidi di sinistra, no, che hanno riempito piazze e giornali per tanti anni quando il governo c'era, Berlusconi sarebbero un torto. Oggi che invece queste porcate le fanno con un sorrisetto e con quest'aria di sinistra, questi del Partito Democratico un po' che si scandalizzano, onestamente
molte questioni, poi uno può essere non d'accordo con 5 Stelle, però le denunciamo noi. Ora io vi dico in anteprima che abbiamo appena scoperto che probabilmente la settimana prossima, nel silenzio generale, perché le porcate d'agosto sono tipiche del sistema, più si avvicina a Ferragosto e più evidentemente tentano di far approvare nel silenzio generale delle porcate, sembra che arriverà un'altra legge che sostanzialmente è l'ennesimo finanziamento pubblico ai partiti. Come sapete, il 5 Stelle ha rinunciato a 42 milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti, cioè a rimborsi elettorali che per legge drammaticamente ci spetterebbero, e noi non abbiamo neanche dato l'IBAN per non prenderli. Ecco, dato che negli ultimi tempi i partiti, anche con la legge Letta, una legge fatta da loro, non stanno prendendo i soldi che prima sui quali potevano contare, settimana prossima proveranno a fare un camotage per praticamente bonificare una serie di questioni e fare in modo che, anche se non hanno presentato delle documentazioni, arriveranno gli stessi soldi, cioè per il pensionato che campa con 400 euro i soldi non ci sono, per questa città piena di buche, di mondezza dovunque, di insicurezza. Cioè, io vivo a Prati e hanno ammazzato tutto io, cioè veramente Roma è insicura a questi livelli, i soldi non ci sono, però per darli ai partiti sì, ci sono. Io dico ai cittadini che c'è solo una strada, non siamo in campagna elettorale, però mettere di votare questa gente e dare un'occasione a chi comunque non ha mai governato. Alessandro Di Battista, grazie. Grazie. Ciao. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro a te, grazie.